ora ascoltiamo la testimonianza di una malattia rara orfana. La sindrome di Sjögren è una malattia rara, degenerativa, autoimmune e sistemica. Poco conosciuta, è un grave problema sociale perché non solo non è guaribile, ma è anche difficile da diagnosticare. Per la complessità dei sintomi è infatti molto spesso confusa con altre patologie. Altamente invalidante, colpisce soprattutto le donne, anche in età giovanile, a partire dai 15 anni, con un picco tra i 20 e i 30 anni e durante la menopausa tra i 40 e i 50 anni. È una patologia intanto di genere, ci terrei a sottolinearlo, quindi una patologia che colpisce prevalentemente le donne. Parliamo di 9 a 1. Quindi una patologia che è discriminata anche sotto questo aspetto delle pari opportunità, perché in realtà questa patologia, sebbene sia stata così inquadrata e scoperta nel 1933, nonostante siano trascorsi ben 80 anni, ancora noi non sappiamo le cause diciamo genetiche di questa patologia, ahimè, che può diventare anche altamente invalidante. È una patologia autoimmune, quindi dove il sistema immunitario va in tilt per un'infiltrazione linfocitaria che va ad aggredire le ghiandole salivari e le ghiandole oculari. Ma il problema diventa veramente complesso e grave, in quanto questa infiltrazione può poi estendersi anche a tutte le altre mucose dell'organismo, quindi mi riferisco a stomaco, fegato, intestino, pancreas, reni, lo stesso cuore può essere coinvolto, quindi facendo o creando ulteriori situazioni di gravità. E non è escluso l'apparato osteoarticolare, quello cardiovascolare e quello polmonare. Quindi nel complesso vediamo veramente una patologia sistemica che coinvolge tutto l'organismo, con il rischio anche di linfoma non-Hodgkin, che in realtà diciamo oggi con i farmaci chemioterapici può essere bloccato in tempo, ma la sindrome di Sjögren, ahimè, non ha una cura adeguata per bloccarla, sarebbe meraviglioso addirittura per risolverla la patologia, però ad oggi ciò non esiste, quindi si cura il linfoma ma non si riesce a curare o non si vuole curare. Lo dico con un po' di forza perché non si fa ricerca. In Italia sono 16.000 le persone affette dalla sindrome di Sjögren e sono molto forti anche le ripercussioni socio-familiari, non essendo ancora tale patologia riconosciuta come una malattia rara, grave e degenerativa, e quindi non esiste una ricerca per la cura. La sindrome di Sjögren è una malattia rara, attualmente orfana. Che cosa intendo dire per orfana? Cioè una malattia che sebbene abbia tutte le caratteristiche di rarità, di gravità, di onerosità ed è anche a rischio mortalità, è comunque una patologia degenerativa, non è attualmente riconosciuta malattia rara perché non è inserita nel Registro Nazionale delle Malattie Rare e nei LEA. Questo che cosa comporta? Che effettivamente non c'è la presa in carico della persona con la patologia, con tutte le conseguenze, cominciando dai farmaci di fascia C o parafarmaci, che sono vitali per una patologia sistemica come questa, e tutto dipende appunto dalla individualità della persona, che se si rivolge all'associazione trova il supporto e quindi anche il percorso sia diagnostico che comunque dove accedere, ma mancano comunque le cure appropriate per una patologia che è priva di ricerca e che è un altro aspetto fondamentale per dare una speranza concreta alle persone con questa patologia.